senso nei match clou importanti il dritto è quello che lo ha tradito di più. Ah, che magia! A rete fa veramente quel che vuole Roger Federer, che dunque tiene la battuta seppur a fatica, perché ha dovuto annullare tre palle break consecutive. Guardate, prima volley di rovescio, seconda di dritto e poi arriva la stop volley di rovescio che di fatto gli dà il punto. Poi ha dovuto giocare un altro colpo. Naturalmente molti sono incuriositi da questa nuova versione di Federer, perché si considera, viste quelle che erano le caratteristiche di Stefan Edberg in campo, che sarà un Federer più aggressivo. Allora si dibatte molto sulle possibilità fisiche di Federer di... Ma... è il passante. Allora, è fantastica il primo rovescio, se lo possiamo rivedere. Non fa un passo indietro, riesce a difendersi con una zampata, possiamo dire, larga, e poi sbraccia in incrociato. Altro attacco di Matosevic. Cosa ha giocato qua? Il gancio praticamente. Ed ecco qui la famiglia Federer, Mirka, le gemelline. Anche qualche amico. Guarda che ancora qui vicino alla riga non ha dato neanche tempo a Matosevic di prendere la rete. La palla è subito ritornata. Non riesce a chiudere. È 15 love. Passetto all'indietro per Federer per caricare il dritto. Eccolo qua, e questo è il marchio di fabbrica. Come scherzare l'avversario. Se la ride pure Mirka con la bambina. Finta della palla corta 40, e poi cambio alla fine in lungolinea, sempre slice. Che bello. Matosevic ha fatto un passo dentro al campo. Si può dire tutto, ma queste cose le fa solo lui. Vabbè. Un po' in ritardo, Matosevic veniva da sinistra, anche se Federer era giocato per vie centrali, è riuscito lo stesso ad infilarlo. Però alla fine è giusto e corretto cambiare qualcosa, stai se 1-2-1, partita quasi chiusa, Matosevic deve cercare di fare qualcosa di differente di quello che ha fatto nell'ultimo 7 e mezzo. Qui rischia anche di giocare di addosso, si deve scansare Matosevic. Là è l'unico modo, giocare al centro, al corpo. 30, beh, si è trovato nella terra di nessuno, costretto a giocare corto. Federer però è in condizione smagliante, avete visto come è arrivato veloce su questa... Martino Matosevic come gioca? Chiude al primo match point Federer, 57 minuti. Roger Federer approda in semifinale al torneo di Brisbane, batte per la prima volta in carriera Marinko Matosevic. Punteggio finale 6-1 6-1. Un Roger Federer straordinario, in grandissima forma, dopo Nemine nel regola anche Matosevic, si qualifica per le semifinali, domani troverà Jeremy Chardy, l'altra semifinale appunto è quella tra Hewitt e Nishikori. Veramente era da tempo che non vedevamo un Federer così forte a livello atletico. Questa dunque è la situazione per quel che riguarda Brisbane.